Se pensiamo ad un luogo in cui nasce parte della storia del vino italiano, questa è proprio la Toscana. La Toscana del vino, del cibo e della più viva ospitalità. Ed è proprio da qui, dalla Toscana e più precisamente da Montalcino in provincia di Siena, che inizia il nostro racconto. Oggi siamo nel versante sud-ovest, nell'azienda agricola Le Ragnaie, che produce vini ormai da tantissimo tempo. Montalcino è conosciuta per produrre vini ormai da secoli, e proprio in questa zona si respira un'aria decisamente interessante. Oggi sono con il proprietario dell'azienda agricola Le Ragnaie, che andremo a conoscere. Lui si chiama Riccardo Campinotti e mi accompagnerà alla scoperta delle sue eccellenze vitivinicole, ma anche di questi straordinari territori e di queste zone meravigliose. Ciao Riccardo, buongiorno, grazie della accoglienza, grazie di essere qui con noi. Buongiorno Valentina, benvenuta. Grazie. Alle Ragnaie. Grazie. Stavo raccontando di come effettivamente Montalcino in questa zona gode proprio di un'aura quasi di magia per i suoi luoghi eccezionali, ma anche per i suoi vini iconici. E tu sei produttore di Brunello, di Rosso e non solo, hai anche un agriturismo. Ma dici di più, raccontaci qualcosa di più delle Ragnaie. Allora, la nostra azienda si estende su circa 50 ettari, che sono suddivisi in quattro zone del territorio di Montalcino. In questo momento siamo a Lume Spento, alle Ragnaie proprio, che siamo nel punto più alto di tutta la denominazione, quindi a circa 600 metri, sopra 600 metri addirittura. E come possiamo vedere, questa è la zona di Montalcino che guarda verso il mare, quindi è la zona di origine, diciamo, di origine marina. E fino nei giorni puliti possiamo vedere addirittura Montecristo, l'Elba e anche la Corsica, quindi è una zona veramente bellissima. E poi abbiamo vigne anche in altre quattro zone diverse del territorio, che magari dopo spiegheremo più in dettaglio. Più in dettaglio. Dicevamo effettivamente di 23 ettari vitati, quasi completamente a Sangiovese, ma poi abbiamo anche un po' di Trebbiano e un po' di Malvasia, e soprattutto è una zona eccezionale, ma sei un'azienda che segue appunto i dettami dell'agricoltura biologica. Sì, diciamo che ormai sono 20 anni che lavoriamo in bio, da quando ho iniziato nel 2005. È stata una scelta, all'inizio è stata una scelta veramente molto sentita, soprattutto dovuta al fatto che siamo qua tutti i giorni, lavoriamo qui, e quindi mi sembrava una cosa intelligente fare un tipo di agricoltura che comunque fosse meno impattante sull'ambiente, sul territorio, e che comunque ci consentisse lo stesso di avere prodotti di ottima qualità. Ovviamente è più facile fare agricoltura biologica in territori vocati, quindi certo, si riesce a lavorare in tranquillità in quasi tutte le annate, eccezione fatta magari per l'annata passata, che è stata molto difficile. È stata complicata, è anche un ottimo modo, insomma, per restare vicini all'ambiente. Questo è un trend che ormai sta spopolando anche in zona, ma anche un'attenzione in più a quello che poi è l'ecosistema, che ci consente, insomma, di poter dire di produrre vini di qualità, ma anche puliti. Assolutamente, sì, cerchiamo di rispettare il nostro territorio, di rispettare le nostre vigne, favorendo anche quella che è la biodiversità. Quindi andiamo in autunno andiamo a seminare sovesci con diverse essenze, con molti fiori anche, che sono importanti anche per gli insetti, per le api, quindi certo, cerchiamo di fare un tipo di agricoltura che comunque non è, ora so che sono un po' frasi fatte, però che non è improntata alla monocultura, ecco. Quindi spesso anche qui siamo completamente circondati da bosco, e quindi questo è molto importante anche proprio per la qualità dell'uva stessa. Ma poi non soltanto vino, ma abbiamo anche ospitalità, perché qui intorno abbiamo un agriturismo, un borgo bellissimo, dove in realtà, che poi il luogo perfetto per poter trascorrere la vacanza perfetta, perché qui mi sembra di capire che si apre la finestra e si è quasi come se fossi in un quadro. Si può respirare la Toscana, si può vedere la Toscana, quindi un'esperienza unica, incredibile, a tutto tondo. Esattamente, sì. Circa nel 2008, quando abbiamo costruito il nuovo pezzo di cantina, abbiamo anche ristrutturato il vecchio podere, che insomma ne aveva bisogno, e quindi abbiamo fatto degli appartamenti e anche delle camere, proprio per un discorso di agriturismo. Ovviamente questi erano, diciamo,
edifici che non erano utilizzati per niente, quindi era un peccato, quindi abbiamo coniugato, diciamo, l'utile al dilettevole e abbiamo fatto un agriturismo che comunque è molto curato, però non vogliamo fare una cosa troppo ma troppo che rispetta un po' la tradizione anche rustica dei casali toscani tipici, e che poi, diciamo la verità, è quello che poi piace al turista sia italiano che poi internazionale. Sì, assolutamente, abbiamo un bel giro di turisti che ormai si sta diventando una cosa che quasi tutto l'anno. Prima, all'inizio, la stagione era veramente concentrata sull'estate, ma ora devo dire che la popolarità di Montalcino, della Toscana in generale, Toscana, ovviamente, ma proprio per il vino Montalcino è famosa in tutto il mondo e vengono persone ormai tutto l'anno da tutto il mondo, anche da paesi che magari uno non si aspetterebbe, soprattutto penso al Brasile, al Nord Europa, vengono veramente nei periodi più impensabili un sacco di persone, quindi è bello per noi anche per far conoscere anche il nostro territorio, ecco, perché poi alla fine sì, ovviamente i vini devono essere buoni e per fortuna a Montalcino si fanno vini buonissimi, però è molto importante anche promuovere il nostro territorio che è parte integrante, ecco, del vino. E adesso insieme a Riccardo andiamo a vedere i vigneti, andiamo a vedere parte di questi 23 ettari vitati, andiamo a fare un giro in vigna in questo periodo dell'anno che peraltro è anche molto interessante secondo me. Benissimo. Siamo qui nel vigneto, nell'omonimo vigneto Le Ragnaie, proprio qui sotto l'azienda, e stavamo parlando con Riccardo, insomma, delle coltivazioni, degli ettari. Dici qualcosa in più, soprattutto di come è cambiato nel tempo il lavoro in campo. Sì, allora qui siamo, come dicevamo, nel punto più alto di Montalcino, quindi questo vigneto è circa sopra 600 metri, circa 610 metri in questo punto. È un vigneto a Sangiovese, ovviamente coltivato, allevato a Guyot. Negli anni, come dicevamo, avendo, diciamo, adottato il protocollo del biologico, abbiamo iniziato a tenere inerbiti tutti i vigneti, soprattutto nelle zone alte, quindi non vengono più fatte lavorazioni del terreno, viene lasciato questo inerbimento permanente che consente voluto, appunto, ecco, voluto, assolutamente voluto, cosa che qui possiamo fare in quanto è una zona molto fresca, ventilata, che non ha grossi problemi di acqua, ecco, quindi si riesce a lavorare con i vigneti inerbiti, che oltre ad essere molto molto utili sono anche veramente belli, soprattutto in questo periodo, soprattutto in questo periodo dell'anno, periodo in cui la fase fenologica riparte, assolutamente, ecco, sì, esatto, in questo momento vediamo le foglie che iniziano a distendersi e quindi è proprio un momento in cui siamo tutti un po' anche diciamo che noi ci svegliamo dall'inverno e siamo pronti a ripartire, esatto, decisamente sì. Andiamo in cantina, fammi vedere qualcosa in più in cantina. Sì. Siamo in cantina. Cantina poi vuol dire tutto, perché qui abbiamo una cantina di vinificazione. Riccardo vinifica le Ragnaie in cemento, e questa invece, dove la magia poi prende vita, è la cantina di affinamento. L'affinamento in botte grandi di Rovere di Slavonia. Sì, diciamo che seguiamo un po' quella che è la tradizione, la consuetudine locale, utilizzando soltanto botti grandi di Rovere di Slavonia, che è il diciamo il legno tradizionale tipico che viene usato qua a Montalcino in maggioranza. L'idea è di avere comunque vini che non hanno troppa influenza del legno, quindi scegliamo questo metodo che è un po' più neutro, che fa più trasparire più il frutto, esatto, la tipicità del Sangiovese. Una migliore esaltazione del frutto a discapito ovviamente di una speziatura che generalmente viene fuori con contenitori diversi, che magari possono essere esatto. Una barrique di Rovere francese, mentre esatto, invece qui tradizione piena. Esattamente. E oggi peraltro abbiamo anche la fortuna di vedere un imbottigliamento, perché c'è tutta la tua squadra al lavoro per imbottigliare. Che state imbottigliando oggi? Sì, oggi siete capitati in un giorno speciale, imbottigliamo il nostro vino bianco, okay, che è quello che viene da Trebbiano e Malvasia, e viene imbottigliato direttamente dalla botte dove ha passato gli ultimi 18 mesi, in una botte di Rovere.
una botte grande e oggi lo imbottigliamo. Quindi oggi abbiamo imbottigliamento ed etichettatura. Esatto, okay, viene perfetto. Fatto in maniera, diciamo, viene fatto insieme. Contestuale. Sì, insieme, esatto, per semplificare un po' le nostre operazioni. Scatolati e pronti per la partenza che verrà tra qualche settimana, andranno nei vari mercati. In giro per il mondo, diciamo, dove vendiamo i nostri vini. In Italia e nel mondo, esatto. Bene. Dopo tanto parlare, dopo tanto sapere, è arrivato il momento più interessante, il momento che aspettavamo tutti. Sono anche sono molto contenta di riassaggiare la tua line-up. Oggi andiamo a degustare insieme Rosso di Montalcino, Brunello di Montalcino e un Cru di Brunello. Che cosa significa? Spiegaci meglio. Allora, sì, diciamo che la nostra filosofia produttiva si basa soprattutto sull'espressione, sul raccontare l'espressione di zone diverse di Montalcino. Quindi facciamo ovviamente due vini che sono da assemblaggio di tutte le zone dove abbiamo le vigne, ma facciamo anche ogni anno, dipende un po' dall'annata, tre o quattro cru diversi di Brunello. Quindi vini che vengono da zone con microclimi e territori, terreni diversi e terroir diversi nelle varie parti di Montalcino. E che quindi danno vini diversi. E che danno vini diversi. Sono fatti esattamente nella stessa maniera in cantina, quindi le sfumature, le differenze che si vedono in questi vini sono date esclusivamente dalla vigna. Adesso iniziamo con il Rosso di Montalcino, questa è l'annata 2020. Il nostro Rosso di Montalcino ha la particolarità di essere messo in commercio con quella che si chiama uscita ritardata, ovvero fa 2 anni in botte, quindi 2 anni di invecchiamento del rovere di Slavonia, ed esce al terzo anno. Quindi è un rosso che ha una complessità molto particolare dovuta anche al prolungato invecchiamento. Ma anche una bella versatilità. Assolutamente, decisamente sì, proprio del rosso di Montalcino, che ci consente anche un abbinamento non soltanto regionale, ma anche legato sì. a tantissimi piatti. Assolutamente sì. Continuiamo poi con il Brunello, Brunello di Montalcino. Sì, Brunello di Montalcino, che quest'anno è l'annata 2019, un'annata che è stata particolarmente buona. È stata molto interessante, è stata un'annata eccezionale. Sì, un'annata che è stata molto buona per tutto il territorio di Montalcino, ha dato vini molto, molto espressivi, complessi, e con una buona costanza produttiva di qualità in tutta la certo. zona. Certo, legati peraltro anche molto alla tradizione, quindi c'è un ritorno alla tradizione che si sente finalmente anche nei vini e in questa bella espressione. E poi, come anticipavamo, questo cru di Brunello, perché hai tu questa caratteristica in questa zona così favorevole e così particolarmente evocata, che ci consente anche un po' di giocare. Esattamente, sì, questo è un progetto che è nato innanzitutto dalla passione per il vino, quindi cercare di far vedere come le diverse zone di Montalcino, soprattutto le zone che all'interno della nostra azienda sono le migliori, possono esprimersi, e quindi rimanendo da sole, venendo prodotte soltanto per vigneto e non mischiandole con altri, certo. con altre zone che magari possono essere inferiori. Quindi ecco. In questo momento è importantissimo quello che è un concetto di zonazione, quindi sapere, conoscere bene proprio lo stato dei terreni, qual è appunto il clone migliore appunto da poter coltivare, che ci dà anche una panoramica più giusta. Assolutamente. Per poter gestire, insomma, anche per poter sperimentare, perché poi il vino è anche sperimentazione continua. Assolutamente sì. La parte più bella è che purtroppo non può passare dai filmati, che il vino è un'esperienza da vivere con tutti e 5 i sensi, non soltanto con vista, olfatto e gusto, ma anche tattile, ma anche insomma di esperienza. Quindi il vino è proprio un'esperienza da vivere qua, e quindi questo è quello che noi consigliamo sempre, di venire e di provare personalmente appunto tutti questi prodotti, anche e soprattutto qui, anche da te, che hai questo punto ospitalità e che fai una bellissima produzione.
E allora con i calici in mano non possiamo che ringraziare Riccardo Campinotti per l'ospitalità, Grazie a te. ringraziare le ragnaie di questa bella esperienza a tutto tondo. E quindi che facciamo? Diamo appuntamento qui, Vi a aspettiamo a questo punto. Montalcino. Saluti. Che Montalcino è sempre un bel vedere, è sempre un bel momento. Grazie Riccardo, Grazie, no. grazie.